Mister Pebbi esulta, alla fine della partita lui e il preparatore Caso erano tra i più scalmanati, tra i più contenti per questa vittoria, anche perché mister le emozioni sono state tante, tantissime negli altri 90 minuti e acciuffare una vittoria così è sempre bello. Gran cuore dei ragazzi e rischio sono verde. No, è stata un'emozione fortissima perché la squadra ci ha creduto fino alla fine, non ci siamo mai accontentati. Quando stavamo sotto di un gol abbiamo cercato subito il pari, ci siamo andati vicini 2-3 volte con Nigro, il portiere loro ha fatto dei grossi interventi, poi siamo rientrati nel secondo tempo, l'abbiamo prestato lì, abbiamo fatto subito il pari, fino alla fine ci abbiamo creduto e giustamente abbiamo avuto quello che meritavamo. La prova scialba di Brottaglie è già alle spalle, una prova caratterizzata anche da tante attenuanti. Disca quest'oggi ha risposto a una prestazione maiuscola, sebbene non si sia ancora al top. Mister Tebbi, che è il termometro della squadra, ci può dire come sta la squadra, qualche giocatore ancora un poco opaco e quando rivedremo quell'Isca spumeggiante vista dicendo? Ragazzi, le partite sono tutte difficili. Quelle di domenica aveva delle incognite per il terreno, per degli squalificati, alcuni infortunati. Oggi abbiamo dimostrato, come altre volte, come tante altre volte, che la squadra ci crede sempre, lotta fino alla fine e infatti abbiamo fatto il 2-1 nel recupero, però è la mentalità che è stata giusta, la mentalità è stata vincente. Grande cuore, come dicevo io nella prima domanda, perché l'Isca quest'oggi ha creduto a una vittoria importantissima, se non ha più 5 sul Gladiator. Mister, bene Nigro a centrocampo, grande prova ancora della difesa che ha contenuto benissimo, forse si può migliorare un po' sulle corsie esterne, quest'oggi ho visto Armeno e Conci nel primo tempo, non al top, lì il Matera ci ha messo un po' di più in difficoltà. Ma il primo tempo sì, non si sono visti molto, però hanno fatto un grosso lavoro nella fase di contenimento, era quello che cercavamo noi al primo tempo, non dimentichiamo che noi al primo tempo abbiamo avuto 4 palle limpide da gol, 2 grosse parate del portiere e quella di Elio che ha cercato la palla a un minuto dalla fine del primo tempo sulla linea bianca, a porta vuota, cioè, clamorosa. Ragazzi, giocavamo contro il Matera, insomma, merito anche anche il rigore non concesso, merito anche al Matera che è una buona squadra, una grande squadra, però contro l'Ischia di oggi c'era poco per tutti. Poi il secondo tempo, con l'ingresso di Longo e con l'ingresso di Perna, abbiamo messo un po' più peso nella fase offensiva e abbiamo concretizzato tutta la molle di lavoro che abbiamo svolto. Credo che sia importante anche recuperare i giocatori importantissimi per quest'Ischia, quale Platone che a centrocampo da qualche giorno, ad esempio, oggi abbiamo visto un centrocampo di grande sostanza, e anche Evangelista Cunzi che salta all'uomo e che ha sempre la sua numerica. Ma questi sono ragazzi che vengono dagli infortuni, ecco, Cunzi, ieri i medici ci hanno dato l'ok per, credo che domenica, se tutto procede bene, sarà tra i convocati. E invece Platone ci vuole qualche giorno in più, però più di parlare per gli assenti, io faccio un grosso elogio ai presenti di oggi. Mister Tebbi, come sta Campilongo? Perché questi problemi fisici purtroppo stanno continuando a infastidirlo. No, questa è una cosa che ci dispiace enormemente, infatti la vittoria noi tutto il gruppo Ischia, i giocatori, la società la dedichiamo al nostro condottiero Sasa Campilongo, perché sono una settimana che ha dei problemi e speriamo che gli passino al più presto, perché abbiamo bisogno di lui, perché lui è il nostro condottiero. L'ultima domanda, mister, la faccio la prossima partita, perché adesso non avete nemmeno il tempo di godere questa bella vittoria di Posardi, che domenica si torna di nuovo in campo e ci sarà un avversario, niente male, perché il Brindisi è una squadra di grande storia, di ambassone, di un tecnico come Ciullo e con un attacco temibile con Pellecchi Albano. Sì, domenica abbiamo un'altra partita non facile qua al nostro campo, però ecco, recupereremo le forze da domani e ci prepariamo al meglio per la prossima partita, anche se sappiamo già che abbiamo 2-3 defezioni perché sono arrivate delle squalifiche. Grazie.